veramente nuovi video haul e veramente ho tantissimi video haul da registrare e ho pensato di riunire vari siti, varie cose, diciamo quelli che si abbinano di più e quindi dividere i video in base a questo. Mi devono ancora arrivare altre cose, quindi veramente ci saranno molti molti video da registrare. Quindi direi di cominciare subito, vi faccio vedere i prodotti sia indossati, i prodotti di vestiti sia indossati sia non indossati. Allora, parto subito con un sito che già conoscete, almeno già nei miei video l'avete visto, ed è Persumi. Allora, io ho conservato, scusate se mi allontano, delle bustine. Allora, diciamo che solitamente i pacchi, se non arrivano con HDL, quindi col postino normale, arrivano all'interno di queste buste. Person all'interno di queste buste inserisce, guardate quante ne ho, inserisce altre di queste qui e all'interno ci sono i vestiti. Io ne ho tantissime, ovviamente in base diciamo ai vestiti più grandi sono, allora la busta più grande sarà. Allora parto subito col mostrarvi la prima cosa che mi ha inviato ed è questo pantaloncino che adesso non so se con la luce riuscirete a vederlo, è un pantaloncino gonna, perché davanti è tipo una gonna, ora ve lo faccio vedere indossato. Allora, qui nel lato ha praticamente la zip, quindi per metterlo, ovviamente toglierlo. Ha le tasche, quindi le tasche non sono vere, ma non sono finte, ma sono vere. E il costo è di 17,09 dollari. Sì, e quindi sarebbero circa un 14-15 euro. E diciamo che a differenza degli altri siti low cost, quindi quelli diciamo più diciamo cinesi, cioè quelli low cost, i prodotti di Person sono molto simili a quelli di Choice. Infatti costano di più, ma la qualità è molto 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 superiore rispetto appunto ai siti estremamente low cost. Nonostante comunque anche questo calzoncino non è che costi poi così tanto, costa diciamo nella norma. I prodotti, non so se l'ho già detto, di Person sono molto simili a quelli di Bershka o Zara, proprio intendo come qualità. Questo qui a me è piaciuto un sacco e c'era di molti colori, bellissimi tra l'altro, colori pastello, quindi diciamo un viola oppure un verde pastello, moltissimi colori. L'unica cosa che io pensavo fosse molto più a vita alta, invece non è un pantalone a vita alta, io riesco comunque ad alzarlo a vita alta, ma non è a vita alta, non è diciamo né a vita bassa né a vita alta, arriva più o meno al di sotto dell'ombelico, non riesce a salire su, almeno a me. Però io comunque riesco, ho la vita molto, molto stretta e il pantalone essendo molto stretto riesco a metterlo. La taglia che io ho preso è una S, se non mi sbaglio, altrimenti è una one size, cioè tutte le taglie che io prendo o sono S oppure sono one size, perché molte volte me lo scrivete, tipo mi dice, ma questo c'è solo la taglia unica, che, come hai fatto a prendere la S? Quindi quando io dico che ho preso una taglia S e poi sul sito trovate una one size, allora ho preso quella, se c'è disponibile soltanto quella ho preso quella. Poi andiamo avanti, passiamo alle prossime cose, sempre da Person. Io ho cercato di fare un outfit in quanto avevo scelto di prendere appunto il pantaloncino a vita alta per abbinarci le canotte sopra, che però sono riuscita a abbinare benissimo in altro modo su leggings di pelle o leggings su jeans, sono molto 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 carine e calzano belle sia strette diciamo sul seno e poi sotto scendono morbide. E allora la prima è questo qui. Adesso il colore non so se rende, vabbè, indossato renderà molto meglio. Quindi questa canotta con questo taschino finto, di questo colore, che è un fucsia più o meno, sì, che va però nel viola, molto carina, io veramente la adoro e l'ho presa sia di questo colore che di questo colore, quindi gialla. Questa qui la straamo. Sapete comunque che il giallo, avrete visto che il giallo sta andando veramente veramente di moda e quindi io ho scelto di prenderla gialla. E l'ho abbinata con una giacca e con un leggings di pelle, è molto carina, però va bene anche su quel pantalone o comunque su qualche altra cosa voi vogliate abbinarla. Ed è molto, è questo tessuto diciamo tipo, non so che tessuto ora vediamo. Cotone, come dice. Sì, è di cotone. Infatti è di cotone e la qualità anche di questa è molto buona, a me almeno piace. Però ho dimenticato di dirvi che diciamo che di solito arriva solo quel pacco. A me è arrivato quel pacco con questa scatola. Era chiuso all'interno, e ancora una volta la busta di questa scatola e delle bustine che vi ho fatto vedere prima. L'ultima cosa poi che mi è arrivata e che non è stata per niente positiva è questa collana che mi è arrivata sempre da Person, che
Sì, carina, un po' troppo doppia, però è carina. La stavo semplicemente mettendo e si è completamente rotta. Ed qui c'è il gancio per metterla. Aiuto. E qui se n'è scappato. Tra l'altro l'ho perso, infatti si è aperto. E non so neanche come legarla. Devo vedere un po' se riesco a sistemarla. Perché non era poi tanto male. E ora vi dico il costo sia di questa che delle due canotte. Allora, le due canotte costano 13,99 dollari, quindi sui 8-9 euro, ovviamente ognuna, e la collana ne costa 4,99 dollari, quindi sui 2,53 euro, non lo so, scusate il telefono. E quindi parliamo di spedizione. La spedizione è partita molto dopo che io ho fatto l'ordine, però vi spiego, l'ordine a me l'hanno fatto loro, quindi ho mandato direttamente i link. Quindi non vi so dire quanto tempo ci vuole affinché, cioè dal momento in cui voi fate l'ordine al momento in cui l'ordine viene spedito. Però i tempi di spedizione sono stati Global Post e quindi sono stati di 10-20 giorni, un mese, arriva dopo un mese proprio preciso. La possibilità di seguire il pacco ce l'avete con track 17. Lo seguite dovunque su sia. Passiamo a un altro sito. Allora, questo il sito in questione si chiama Rose Wholesale. Rose Wholesale. Si chiama Rose Wholesale. Non so se lo pronuncio bene o meno. E ho preso due cosine. Allora, partiamo da questa canotta, che è una canotta molto molto carina, semplice. E questa è anche di cotone. E a differenza, diciamo, dell'altro, ci sono alcuni fili già tirati, vedete, tipo questo, oppure anche qui ci sono altri due, invece sulle altre no. Però soltanto questo. Allora, vedete che è fatta in questo modo, dietro ha, diciamo, due tessuti, invece scusa, davanti, invece dietro vedete ha questo tessuto e poi c'è questa solo per coprire dietro. Diciamo che davanti è più doppia, dietro è un po' più trasparente. Allora, questa qui l'avevo ordinata nera perché la dovevo abbinare sul calzoncino che tra poco vi faccio vedere. Però probabilmente era in stock, ciò cioè vuol dire che è finita. Infatti voi quando comprate le cose c'è scritto sopra in stock, vuol dire che è finito. Quindi l'ordine vi verrà mandato nel momento in cui quel determinato prodotto arriverà. Se non arriverà vi verrà comunicato tramite mail. Questa qui è one size, se non sbaglio, è taglia unica. È comunque molto carina, l'avevo presa, vi ho detto, per abbinarla sul canzoncino, però sicuramente mi potrà essere utile, l'ho già indossata ed è anche questa veramente carina. E il costo è di 6,12 dollari, quindi sui 4-5 euro, e vale, diciamo, quello che compri. Non l'ho ancora lavata, mentre invece quelle due le ho lavate e non si sono per niente strette. Questa qui non lo so, magari vi farò sapere su Instagram o su Facebook. Seconda cosa che ho comprato è questo calzoncino, che non vi so dire se mi piace o non mi piace, perché dalla foto appariva molto molto diverso. Vi faccio vedere la foto. Prima di tutto il tessuto che mi è arrivato è diversissimo da quello della foto. Allora, nella foto appariva così, oh. Quindi che calzava bello largo e che era di quel tessuto tipo la maglia, quindi bello, diciamo, sottile. Invece è tipo velluto, non vi so dire, però ovviamente non è velluto, è molto leggero. Ed è fatto in questo modo. Addosso non è largo come nella foto, ma calza un po' più stretto. Diciamo che appunto sotto la gamba sarebbe stato più carino, più largo, però calza stretto. Io credo che con una canotta nera sopra non sia per niente volgare, anzi è molto molto carino. A me credo che piaccia. Io lo indosserò con una canotta nera semplicissima e non credo per niente che sia volgare. Alla fine è carino anche le tasche vere, non finte. E il costo di questo è di, aiuto, non me lo so dire. Però se mettiamo che quello era 6, costerà sui 10 dollari, non lo so, magari ve lo scrivo, vi metto il link qui sotto. Costerà sui 10 dollari. Ed è carino, molto carino. Non l'ho ancora indossato, però mi piace, è carino. Una cosa acquistata sul sito Rose Wholesale sono due collanine, di cui una è questa qui, che è arrivata interamente. Come si mette, oddio? È arrivata intatta ed è molto, molto, molto carina. Assieme a questa avevo preso un'altra che adesso non ce l'ho giù, cioè non ce l'ho qui, c'è la mia cugina perché si è rotta, si è sganciata, però non è che si è sganciata, vedete che questi sono uniti da questi gancetti, si è semplicemente allargato un gancetto, quindi bisogna stringerlo, io non sono capace, ed è questa. Vi
Da qui sembra molto grande, quindi sembra più o meno il quadratino di dimensioni così. Invece è praticamente piccola come questa, cioè sono tutti quadratini come questi verdi, però rossi. Ed è piccola, quindi non è leale alla foto, ma è ben diversa, però è comunque molto carina. Il costo della rossa è di 2,40 euro, il costo di questa è anche di 2,40 dollari, scusate, quindi su un euro e qualcosa. Ed è veramente carina. E se fate un ordine su questo sito, io vi consiglio assolutamente di comprarla. Che ho appena rotto. Mi ha mandato questo fogliettino. In questo fogliettino, vabbè, mi spiegano il problema, cioè ai partner, quindi per i partner come me, e mi danno un coupon del 9%. Io vi metto il nome del coupon che si chiama Rose Fashion qui giù nell'info box. Quindi quando voi andate a fare l'ordine, inserite questo codice coupon e vi faranno lo sconto del 9%. Lo trovo utile e dato che il sito è già low cost, è molto utile. scusate, i tempi di spedizione sono gli stessi, quindi Global Post Tracking con Tracking 17.net, quindi avete la possibilità di seguire il pacco comunque esso sia, e sono di 20 giorni, però sempre un mese, fidatevi, in un mese preciso, dopo che finisce il mese, arriva il pacco. Quindi niente, questi erano i due siti e adesso registrerò un video su altri due siti di cose molto molto carine. E fatemi sapere che vi piace magari e non lo so, ditemi se comprerete qualcosa o cosa non vi piace. Quindi io vi saluto e vi mando un grosso bacio. Ciao!